Questo probabilmente è il video più serio che abbia mai fatto in 8, anzi quasi 9 anni di YouTube. Probabilmente quello che sto per dirvi molti di voi non lo sapranno nemmeno, perché sono passati 5 lunghi anni da quel momento. Esatto, vi starete chiedendo 5 anni, ma da che cosa? Perché sono passati questi 5 anni? Ragazzi, oggi compio 5 anni dal mio intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Ora, molti di voi giustamente si staranno chiedendo, ma perché hai deciso di parlare così in ritardo di questa cosa? Perché solo dopo 5 anni? Primo, perché un paziente quando è malato di tumore si può considerare guarito dopo 5 anni. Cioè, se nel corso di 5 anni il paziente non ha recidive, si può considerare guarito, tra virgolette, dalla malattia, anche se secondo me da queste cose non si guarisce mai. E poi ho deciso di fare questo video per sensibilizzare o comunque dare un po' di conforto a tutte quelle persone che magari e sfortunatamente si trovano nella mia stessa situazione, hanno qualche parente che si trova nella mia stessa situazione. Magari ascoltandomi possono capire che c'è speranza per tutti, c'è speranza, si può guarire, si può curare questa malattia e non è sempre il male assoluto, ma se si prende con tempo e con l'equipe medica giusta si riesce a fare una vita assolutamente normale. Soprattutto anche perché quando io mi ammalai di questa cosa mi ero messo a cercare su internet per capire di cosa si trattasse, come venisse operati, qual era l'iter pre e post operatorio, se servisse chemio, se servisse radio. Mi sono informato un sacco, ma il 99% delle cose che trovi online sono, ragazzi, sempre false. E quindi magari in questo video, di una testimonianza reale, di una testimonianza che non è presa da internet, ma è una testimonianza di vita mia, magari qualcuno nella mia stessa situazione guarderà questo video e può confortarsi e può un attimino tirare un sospiro di sollievo, per così dire, e capire che c'è assolutamente speranza. Prima di iniziare col mio racconto, perché in questo non sarà un video per tutti, dato che è un semplice racconto di quello che mi è successo, a precisare che questo video sarà monetizzato. Ci saranno anche un po' di pubblicità, non so quanto durerà, comunque sarà monetizzato, perché tutto il devoluto, anzi il ricavato di questo video, lo darò in beneficenza all'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca Cancro. In questo modo supportiamo anche questa ricerca e ne approfitto del mio lavoro, tra virgolette, per fare un gesto di bene. Quindi tutto il devoluto di questo video sarà assolutamente devoluto in beneficenza. Iniziamo a raccontare, ragazzi. Allora, come ho iniziato questo calvario? Come è iniziata? Come ho scoperto di avere questa cosa? Il tutto è iniziato nell'estate del 2013, quando avevo una tosse. Avevo tosse, non capivo che cavolo avessi. Avevo questa tosse e quando tossivo, davvero in modo molto forte, ragazzi, mi salivano pezzi di sangue. Cioè proprio pezzi di sangue così. Al che io, impaurito, non ho detto nulla ai miei genitori. Cioè nessuno sapeva che io espellessi questo sangue dalla bocca. Mi tenevo tutto per me e basta. È passato così. Cosa sbagliatissima, ragazzi, perché quando si sputa sangue dalla bocca è sempre un male. Certo, possono essere anche fesserie, può essere anche che magari ci siamo mangiati un qualcosa di ruvido, ci ha scorticato un attimino la gola all'interno e quindi può capitare che esce un po' di sangue dalla gola. Però non pezzi di sangue grossi così, ragazzi. Quindi quell'estate mi ero tenuto tutto per me e non ho detto niente ai miei genitori. Dopo circa una settimana questa tosse mi è passata. Cioè non... da sola, ragazzi, è passata. Senza far niente è passato. Ho detto, vabbè, chissà cosa era stato. Chissà cosa mi era successo. Chissà cosa mi era preso. Magari appunto avevo un problema della gola per qualcosa che avevo mangiato. Non lo so, però comunque sì, mi è passato. Finita lì, ragazzi, tutto a posto. Finché, ragazzi, non arriviamo al gennaio prossimo, cioè passata l'estate, passato dicembre, arriviamo a gennaio, e inizio ad avere febbre sempre ogni settimana. Ragazzi, chiarissimo che non è normale quando uno ha febbre ogni settimana, però sempre perché magari era inverno, perché magari io sono sempre stato un tipo che appena prendo un minimo di freddo si sente male, quindi comunque sia, avevo sempre febbre. Ogni settimana, mi durava tipo 3-4 giorni sta febbre, arrivava tipo a 39, ogni settimana per 6 mesi. Cioè, ragazzi, avevo la febbre ogni settimana per 6 mesi e durante questo periodo, durante questi 6 mesi, io ero di maturità, dovevo diplomarmi e ho fatto un'infinità di assenze. Questo è anche uno dei motivi per la quale sono uscito con un voto molto molto basso dalle superiori, sia perché non avevo il tempo di studiare, perché dovevo curarmi in qualche modo da sta febbre, mi debilitava ogni settimana, stavo sempre a letto ogni settimana e quindi dovevo per forza di cose curarmi e quindi stare a letto per riprendermi, perché altrimenti collassavo totalmente. E passano sempre 6 mesi, sempre sta febbre ogni settimana,
Io intanto glielo dico al mio dottore, lui non ha capito un cazzo, il medico curante, quello base, tra virgolette, che ogni famiglia ha, e lui non ha mai capito nulla, quindi i medici curanti lasciamoli un attimino da parte. Finché non arriva un giorno di giugno, se non sbaglio, sì, se non sbaglio di giugno, dove praticamente stavo andando a trovare mia nonna in ospedale, perché anche lei in quel periodo si era sentita male, quindi stavo andando in ospedale da mia nonna a visitarla per vedere come stesse. Mentre ero in ascensore con mia madre, mi inizia a venire un dolore fortissimo in questa parte del petto e probabilmente devo tutto a quel dolore, perché se non fosse stato per quel dolore non so come sarebbe andato a finire. Comunque, ho iniziato a sentire un dolore in tutta questa parte del petto e mi veniva proprio difficile respirare, cioè proprio raga, non ci riuscivo, cioè ogni respiro era tipo la morte per me, una cosa assurda. Al che ero già in ospedale, quindi sono subito sceso al pronto soccorso dell'ospedale dove era ricoverata mia nonna e mi hanno immediatamente fatto un elettrocardiogramma. Ed era tutto in regola, cioè non c'era nessun tipo di problema nell'elettrocardiogramma, la pressione era buona, i battiti erano buoni, la frequenza cardiaca era buona, non c'era niente, quindi mi hanno dato un codice verde schifoso e dovevo aspettare con questo dolore lancinante al petto. Ho aspettato circa un'ora e mezza, l'unico momento di sollievo che avevo trovato, avevo preso una macchinetta, una bottiglietta d'acqua congelata dalla macchinetta e me l'appoggiavo sul petto. Questo era l'unico modo in cui riuscivo a respirare. Passata circa un'ora e mezza ad aspettare invano in quell'ospedale schifoso, decido di andarmene, quindi prendo la mia macchina, quindi io con questo dolore qui, ragazzi, vi lascio immaginare cambiare le marce con sta mano e andarmene in un altro ospedale. Prendo la mia macchina, prendo mia madre e andiamo in un ospedale dall'altra parte della città, un ospedale un po' più decente. Quindi prendo la mia macchina, guidare nella superstrada con questo dolore al petto, mi respiro, era la morte, ragazzi, perché giustamente non potevo tenere la bottiglietta se stavo guidando. Arrivo nell'ospedale nuovo, tra virgolette, nell'altro ospedale, entro immediatamente al pronto soccorso, anche lì mi fanno immediatamente un elettrocardiogramma. Vedono che è tutto a posto, però mi danno il codice giallo, passa tipo mezz'ora, mi chiamano e mi fanno delle radiografie. Passano circa 2 ore da queste radiografie e viene il medico che nota una macchia all'interno del mio polmone. Probabilmente si presupponeva fosse una polmonite non curata, dato che comunque avevo sempre febbre ogni 6 mesi, si poteva ipotizzare che avessi avuto una polmonite e non l'avessi mai curata, no? Quindi mi ha fatto fare una cura antibiotica più cortisone per 5-6 giorni, non mi ricordo adesso. La cosa era lievemente migliorata, intanto il dolore stava scomparendo da solo, cioè senza antibiotici, senza niente, già la sera arrivato a casa il dolore era quasi scomparso. Ho fatto sta cura antibiotica e non è migliorato nulla, ragazzi. Ero sempre punto a capo, sempre febbre, sempre spossato, comunque perdevo peso perché ragazzi non riuscivo a prendere peso, lo perdevo e basta, nonostante io mangiassi come un animale. E morale della favola, comunque in tutta questa storia quel dolore non c'entrava nulla con quello che avessi, probabilmente era un dolore intercostale dovuto all'aria condizionata dato che era estate, quindi grazie a quel dolore intercostale che ho avuto, classico che molte persone hanno, sono riuscito a trovare quello che poi avevo dentro. Passano 2 settimane dalla mia visita in ospedale, dalla mia cura antibiotica, ritorna sta febbre, ragazzi. Di nuovo sta febbre e non era più possibile. Però adesso insieme alla febbre era venuto un pizzico di tosse, ragazzi, perché in tutto quest'arco della mia malattia non ho mai avuto tosse, cioè non ho mai avuto tosse che potesse ricondurre a un problema ai polmoni. Proprio mai, mai. Cioè, i miei polmoni funzionavano benissimo, nonostante ci fosse quello che ci fosse. Comunque, mia madre decide di contattare un pneumologo, che devo probabilmente la mia vita a sto dottore perché mi ha salvato a tutti gli effetti. Ha contattato questo pneumologo, mi sono fissato immediatamente un appuntamento e dopo qualche giorno sono andato a visita da questo pneumologo. Durante la visita di controllo mi ha fatto tutti i controlli del caso, al petto, questo, prova del fiato, tutto funzionava perfettamente e mi ha fatto rifare delle radiografie, di nuovo un attimino per vedere se dopo la cura antibiotica fosse cambiato qualcosa, e dopo mi ha fatto fare, dato che gli avevo a sto punto raccontato che nell'estate scorsa avevo sputato sangue, mi ha fatto immediatamente fare l'esame della tubercolosi, il TBC si chiama se non sbaglio, che giustamente quando uno sputa sangue si pensa immediatamente a quello. Quindi, una volta fatti questi esami, si devono aspettare gli esiti. Se l'esito della tubercolosi era negativo, nel senso che non c'era tubercolosi, dovevo fare un TAC con mezzo di contrasto al torace. Se l'esito della tubercolosi era positivo, quindi avevo la tubercolosi, fortunatamente non è stato così, non dovevo fare più nulla e dovevo curare quella, perché avevamo, tra virgolette, trovato il problema. Dopo circa 2 settimane arriva l'esito di questo esame, la tubercolosi fortunatamente è risultata negativa, non avevo
per fortuna la tubercolosi. Quindi mi fissa subito l'appuntamento per fare l'attack col mezzo di contrasto, che praticamente il contrasto è una cosa che ti mettono in vena, che evidenzia tutte le parti principali del corpo, di tutti gli organi, e si vedono effettivamente se c'è qualcosa che non va da qualche parte. Passano 15 giorni e arriva finalmente l'esito tanto atteso dell'attack con mezzo di contrasto, forse anche qualche giorno in meno, non mi ricordo adesso i giorni precisi, eh. Passa qualche giorno, mi arriva sul referto, vado in ospedale, lo vado a prendere. Me lo danno tutto a posto, leggo, c'era scritto che c'era all'interno del polmone destro, situato nel lobo medio, una neoformazione ovalare di 3,5 cm. E a chi ho detto, che caspita, eh? Allora ragazzi, vi faccio vedere una cosa, all'interno di questo sacchetto c'è tutto il mio iter pre e post operatorio. Cioè qua dentro c'è tutto, dalle radiografie prima di essere operato, dalle radiografie dopo essermi operato, perché ogni 6 mesi faccio controlli. Comunque adesso vi voglio trovare l'attack dove effettivamente mi viene evidenziato questo problema. Vediamo ragazzi, l'ho trovato, vediamo qui. Oh, assolutamente. Ragazzi, guardate che ho trovato, questo è un elettrocardio che mi avevano fatto in ospedale. Però, no, e questo è l'altro elettrocardio che mi hanno fatto all'altro ospedale. Cioè, ricovero qui per neoplasia. Ok, adesso poi vi faccio vedere. Trovata ragazzi, incredibile, trovato. Eccola qua ragazzi. Praticamente il bronco lobare medio è ostruito da una neoformazione ovalare del diametro di circa 3x2 cm che determina atelectasia subtotale del medesimo lobo. La lesione presenta margini irregolari e relativo significativo dopo mezzo di contrasto. Non altre lesioni polmonari, non versamento pleurale, bla 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 bla. Guardate dove era situato questo schifo, non so se si vede, ma era situato qui. Praticamente all'altezza di questo polmone tutto questo è poi andato via, perché era tutto qui il problema che avevo. Quindi non appena arrivata sta benedetta TAC, sono immediatamente corso dallo pneumologo, gliel'ho portata e mi ha prenotato di urgenza una broncoscopia. Che cos'è una broncoscopia? Praticamente la broncoscopia è che infilano un tubicino con una telecamera in bocca, lo fanno scendere fino ai polmoni, lo entrano nei bronchi e poi vanno effettivamente dentro il polmone e controllano la situazione. Arriva il giorno di fare questa broncoscopia, me la vado a fare tipo istantaneamente perché ero troppo contento che qualcosa si stava muovendo e finalmente mi stavo curando, perché non ne potevo più di avere la febbre ogni 6 mesi. Arrivo in ospedale, faccio questa broncoscopia, mi siedo, mi mettono una bella poltrona ragazzi, mi spruzzano l'anestetizzante in gola e poi mi sedano, perché mi hanno addormentato per fare questa cosa, dato che dovevano anche, a che c'erano, a che entravano con questo tubo, dovevano anche fare un esame bioptico, nel senso prendevano un pezzettino di questa massa, lo portavano in laboratorio e lo analizzavano. Quindi arrivo, mi faccio questa broncoscopia, mi siedo, tutto a posto, io mi addormento totale ragazzi, fanno questa broncoscopia, non mi sono accorto di nulla perché dormivo. Finita la broncoscopia ero ancora sulla sedia ragazzi, mezzo morente che stavo provando a svegliarmi, no? La cosa divertente è stata che c'erano due infermieri che stavano, diciamo, sigillando, comunque conservando il pezzo di polmone che mi avevano tolto, preparando per spedirlo in laboratorio. Non so come, quali sono i termini tecnici adesso. Fatto sta che mi sveglio e mentre mi sveglio sento questi due che parlano, questi due infermieri che parlano, e si dicono tra di loro tipo: mia, a quest'età già questa cosa, ma com'è possibile, da dove gli è venuta, ma fuma, questo è quello. Anche io mi sono stranizzato, ho detto: ma di che cazzo stanno parlando? Stanno parlando della mia situazione. Quindi mi sveglio, mi giro, che ero verso lì, gli dico: ma cos'è successo? Tipo con una voce rauca perché stavo morendo. Gli dico: ma cos'è successo? Loro si girano tipo subito impauriti e mi dicono: no, a posto, stiamo preparando il tuo esame per portarlo in laboratorio. Vabbè, ok, già da lì a me la situazione non quadrava tantissimo. Fatto sta che dopo l'esame, mentre io ero in stanza a riprendermi dalla botta, dall'anestetizzante, dal sedativo e tutto, il pneumologo che mi ha fatto la broncoscopia ha preso mia madre e gli ha detto che io potevo avere un tumore al polmone. Gli ha detto che poteva essere quello, dalla forma sembrava quello, dalla consistenza sembrava quello, ma che per essere sicuri al 100% dovevamo aspettare appunto l'esame bioptico, che passano circa 10-15 giorni perché va spedito non so dove, fanno questo esame bioptico e poi arriva il referto, che il referto arriva in ospedale, non arriva a me, quindi il referto è arrivato direttamente in ospedale allo pneumologo. E mia madre sapeva tutto, sapeva che io potessi avere un tumore, sapeva che io dovevo sottopormi a un'operazione e a me non mi hanno mai detto un cazzo. Ho saputo questa cosa dopo 15 giorni, solo dopo che è arrivato effettivamente il referto, ed è successa una cosa buffa e particolare che adesso vi dico. Quindi facciamo questa broncoscopia, ce ne andiamo a casa, mia madre sa quello che deve sapere, io non so niente, io ero in attesa di aspettare il referto, cioè sapevo che avevamo fatto questo esame e non sapevo più niente. Passano 15 giorni, ragazzi, era un sabato, me lo ricordo ancora benissimo, e sono passati 5 anni,
Era un sabato, mi suona il telefono da un numero che io non conosco, comunque rispondo. Mi dice: salve signor Prestigiacomo. Sì, sì, salve, mi dica. Pronto, salve, buongiorno, sono il chirurgo. Il ricovero è fissato per mercoledì alle 10 a Catania. E io gli dico: scusa, ma quale ricovero? Di che cosa stai parlando che non sa niente? E lui subito immediatamente mi dice: ah, perché lo pneumologo non ti ha avvisato? Gli faccio: guarda, onestamente non lo sento da 10 giorni perché aspettiamo il referto, quindi non so che cosa è successo. Ah, mi fa: ok, scusa. Adesso chiudiamo e chiama immediatamente a lui che ti deve parlare. Quindi chiudo il telefono con questo presunto chirurgo che non so che notizia aveva da darmi. E quindi chiamo immediatamente lo pneumologo. Mi risponde subito e mi dice: guarda, scendi immediatamente e porta con te un genitore perché ti devo dire una cosa, è arrivato il referto. Inutile dire che al momento ho i brividi quando ve lo racconto. Mi ero tipo porco due cagato di sopra, scusate il termine. E quindi c'era mia madre che lei è molto ansiosa, l'ho lasciata a casa. E ho chiamato mio padre e gli ho detto: guarda, vieni che c'è lo pneumologo che ci deve parlare perché è arrivato probabilmente il referto dello schifo che avevo dentro. Quindi mio padre stacca immediatamente dal lavoro, io prendo la macchina, vado in ospedale, ci vediamo con mio padre direttamente in ospedale, andiamo dallo pneumologo, entriamo in studio e inizia a parlare. E mi dice con un'umanità disarmante, cioè proprio con un'umanità veramente che, ragazzi, questo penso sia il dottore più bravo al mondo. Mi dice a me e mio padre: guarda, questo è l'esame, c'è questa cosa. Anzi, gli ho detto tipo, vi faccio la scena. Mio padre gli ha detto: guardi, suo figlio ha un tumore al polmone che, se non operato, può diventare qualcosa di peggiore. Se lo operiamo per tempo e se lo operiamo di urgenza, passa tutto e può condurre una vita normale. Ci sono buone probabilità che guarisce al 100%. Mio padre al momento aveva iniziato a piangere. Io l'ho presa tipo in modo più scherzoso possibile, perché sono sempre un cazzone, le cose le prendo sempre a ridere. Comunque, mentre stavo parlando di questa cosa, che il dottore mi stava spiegando, lo pneumologo mi stava spiegando che cos'era. Era un carcinoide, anzi ve lo faccio vedere, che dovrei averlo scritto. Era sì una neoplasia polmonare, però era tipo un carcinoide dell'omo medio. I carcinoidi solitamente sono una tipologia di tumori benigni, in teoria, però non si sa mai se è benigno finché tu non te lo togli e poi viene analizzato e fanno l'esame bioptico, controllo se i linfonodi attorno sono stati infettati o meno, se anche un linfonodo è stato infettato poi devi fare chemio, devi fare radio, devi fare un sacco di cose. Comunque, andiamo sempre per ordine e non dilunghiamoci. Mentre stavo parlando con lo pneumologo di questa mia neoplasia, mi sta spiegando un attimino cosa fare, cosa non fare, questo e quello. E tra l'altro io al dottore gli ho detto: ma se non mi opero che cosa succede? Cioè al pneumologo gli ho detto: ma se non mi opero, perché mi cacavo in mano, raga, se non mi opero che cosa succede? Lui mi fa: rischi di morire, con una nonchalance tranquilla, perché poi si era creato un certo rapporto, perché era molto giovane questo dottore. Mi ha detto questa cosa in modo simpatico, gli ho detto: ah, allora ci operiamo, gli ho detto. Mentre stavo parlando di questa cosa, entra il chirurgo che mi doveva effettivamente operare. Tra l'altro anche questo chirurgo, ragazzi, bravissimo, veramente un amore di chirurgo, di un'umanità veramente assurda. Quindi entra in stanza e il chirurgo mi conosce, dice: mi che sei giovane, comunque mi fa un po' di domande così per rompere il ghiaccio e per mettermi a mio agio, giustamente, dato che la situazione era un po' delicata. E mi inizia a parlare dell'intervento, mi dice quello che dovevo fare, quello che poteva succedere, quanto rischio c'era di mortalità dell'intervento, perché comunque era molto vicino al cuore questo intervento e questo tumore che avevo. E quindi mi ha spiegato un attimino i pro e i contro. I pro erano che se riusciva guarivo, i contro è che potevo rimanere sotto i ferri, sostanzialmente. Quindi c'era una buona percentuale di probabilmente mortalità. Quindi parliamo con questi due chirurghi, parliamo per un'ora, mi spiegano quello che devo fare, cosa mi veniva fatto, che praticamente mi veniva praticamente asportato tutto il lobo medio. Comunque il pezzettino, mi veniva ricostruita la trachea, perché giustamente staccando il pezzo la trachea rimaneva vuota. Quindi mi veniva tutto ricostruito questa trachea e c'erano buone probabilità di guarire al 100% e condurre una vita assolutamente normale, perché lo stavamo prendendo per tempo, nonostante fosse già di 3x2 cm, c'era una palla così sto coso. Fissiamo il ricovero in ospedale, che era a Catania. Mi sono operato a Catania perché a Palermo non c'erano strutture adeguate per poter fare questa cosa in sicurezza. Che lo pneumologo mi aveva detto: guarda, ti puoi operare qui, nell'ospedale dove lui faceva le visite. Poi fa: io non te lo consiglio, ti consiglio di andare a Catania, dove a Catania operava il chirurgo che era con noi all'interno della stanza. E lui mi ha detto che lì erano molto bravi, era una clinica privata eccellente in queste cose. E quindi ho ovviamente accettato e mi sono fissato il ricovero per il mercoledì successivo. C'era sabato, mercoledì c'era il ricovero, il giovedì mi sono operato. Quindi appunto ho chiamato l'ospedale per il ricovero per neoplasia polmonare destro. Dovevo fare una lobectomia del medio. E ragazzi, vi faccio vedere un'altra cosa. Questo qui, questa cosa me l'ha disegnata il chirurgo quando stiamo parlando dell'intervento.
Praticamente tutto questo pezzettino è stato asportato, forse poi è stato tolto anche questo di sotto, però tutto questo è stato asportato come è stato fatto l'intervento. Ovviamente c'ho un taglio dietro che va da qui a qui, tipo, e poi ho due buchi qua dove hanno infilato due telecamere perché è una tecnologia mini-invasiva, una tecnologia nuova, perché in teoria per fare le lobectomie si apre tipo tutto il petto e si fa così, invece lui aveva una tecnica molto particolare che... Taglia un pezzettino dietro così, tipo da qui a qui, dal centro della spalla a sotto l'ascella c'è un taglio, e poi fa due buchi qui e due buchi qui e infila due telecamere. Quindi lui lavora guardando nei monitor, una cosa fantastica, ragazzi. Infatti, c'ho due buchi qua, ha infilato le telecamere e lui ha lavorato con estrema calma. Parto il mercoledì mattina con mio padre, il ricovero era fissato tipo per mezzogiorno, no? Quindi partiamo di mattina presto con mio padre per andare a Catania in questo ospedale. Arrivo in ospedale, faccio tutti gli accertamenti del caso, vedo che la clinica è una figata perché era troppo figa sta clinica. Fanno tutti gli accertamenti del caso, mi ricovero, questo è quello, esame, visita con le, come si chiama quella che è, con l'anestetista, ok, la visita con l'anestetista, non mi veniva il nome, tutto l'iter del caso. Poi la sera, prima dell'operazione, è venuto un tizio con una lametta e mi doveva depilare la parte destra del petto e l'ascella. Quindi inizia a depilarmi sta parte e io gli dico, ma scusa, ne fai solo metà, a questo punto falla tutta. È stato divertente perché c'era questo che mi stava depilando tutto il petto, non glielo portava nessuno, meschino, però questo infermiere di cuore ha deciso di comunque farmi anche l'altra parte del petto e fare un conto paro. Questo è un piccolo aneddoto che vi volevo raccontare, ma c'è un altro divertente perché, come detto prima, ragazzi, io ero lucido, cioè io, come sapete, c'ho sempre... prendo sempre tutto con estrema leggerezza, anche quel momento per passare, per allontanare la preoccupazione dall'intervento. Io scherzavo troppo, ragazzi, mi era salito un babbio, cioè mi era salito un umorismo davvero incredibile e scherzavo con tutti, ragazzi, qualsiasi persona mi veniva davanti io scherzavo. Comunque arriva la mattina dell'operazione, dopo, avevo l'operazione tipo per le 10, 11, una cosa del genere, non mi ricordo adesso quando. Comunque per le 9 arriva un tizio in camera con la barella, mi chiama, presti Giacomo, in sala operatoria. E gli dico, ma scusa, ma quella barella è per me? Cioè ci devo andare con la barella in sala operatoria? E quindi fa, sì. E io rispondo, scusa, ma picchi, non ce l'ho le gambe per andare in sala operatoria con la barella? Mi fa, andiamo a piedi allora. Quindi andiamo a piedi in sala operatoria, che però non era sala operatoria, era la pre-sala operatoria, tipo il preoperatorio, cioè qui c'è la sala operatoria, è attaccata, c'è una stanza dove mettono i pazienti in attesa dell'operazione, tipo una sorta di purgatorio per chi veramente l'ansia là dentro era bestiale, si respirava un'aria veramente di estrema tensione. Mi metto lì, arrivato a questo punto, su una barella, entro con i miei piedi in questa sala preoperatoria, mi metto su una barella, mi fanno spogliare perché ero ovviamente totalmente nudo, mi mettono una flebo e mi iniziano a iniettare qualcosa, è durato circa mezz'ora e poi mi danno anche un telo tipo termico perché là dentro il freddo era veramente fottuto, ragazzi, un freddo della Madonna c'era. Dopo circa mezz'ora viene il chirurgo che avevo incontrato a Palermo assieme allo pneumologo perché operava lì a Catania in quella clinica e mi dice dai, andiamo, e mi sta prendendo con la barella. Cioè, stiamo chiamando gli infermieri per portarmi con la barella all'interno della sala operatoria. Io ho detto, scusa, ma se scendo e vengo a piedi non è lo stesso? Quindi il chirurgo mi aiuta a scendere da sta barella e a piedi entro proprio in sala operatoria, ragazzi, con le mie gambe entro proprio in sala operatoria. C'era ovviamente tutta l'equipe medica che era lì che stava preparando il campo da battaglia, cioè la sala operatoria, e mi dicono, ehi, ma sei tu che ti devi operare? Conosciamo, perché giustamente io stavo benissimo, cioè non avevo niente. Cioè, ero a posto, ragazzi, stavo benissimo. Cioè, ero come ero adesso, ero dentro la sala operatoria. E mi dicono: ma sei tu che ti devi operare? E io dico: ma forse oggi mi devono togliere un pezzo di polmone, gli ho detto. Perché, ragazzi, giustamente avevo sempre questo umorismo. Ristabiliamo un attimino l'ordine, mi siedo nella barella, mi fanno sdraiare in questa maniera così, ragazzi. Ero messo tipo con le braccia tese, in questa maniera. Anzi, forse una era alzata, tipo sulla testa. Sì, forse sì, no, non mi ricordo, era così. E questo tutto verso l'alto e questo sul lettino. L'equipe medica giustamente mi mette a mio agio e mi inizia a fare delle domande: cosa studi, cosa hai studiato, che vuoi fare, che lavoro fai, come ti sei accorto, una serie di cose per mettermi appunto a mio agio durante le fasi preoperatorie. Dove l'anestetista mi prende il braccio, mi inietta una cannula, dove poi metteranno costantemente anestesia perché l'intervento, ragazzi, è durato ben 9 ore e mezza. Sono stato 9 ore e mezza a fare questo intervento. Quindi mi mette sto coso. Io dico: ma quella che mi sta mettendo è l'anestesia? Mi fa: no, ancora no. Mi fa: poi te lo dico quando ti metto l'anestesia. Gli faccio: ah, ok, perfetto. E quindi continuiamo a parlare del più e del meno, di dove vivo. Siamo finiti a parlare, ragazzi, delle panelle. Perché a Catania panelle non ce ne sono. E quindi con l'equipe medica siamo finiti a parlare di panelle. Gli avevo detto: se resto vivo, vi porto tutti i panelle e ve le offro io. Perché avevo sempre sto scherzo, sto umorismo stupido. Arrivato a un certo punto, l'anestetista mi dice: ti sto mettendo l'anestesia. Ragazzi, fa così, cioè mi inietta l'anestesia
Tempo 2 secondi, io mi giro e gli dico: ci vediamo. Ragazzi, nemmeno ho finito di dire ci vediamo. Morto. Anestesia totale, boom, andato. E mi sono risvegliato dopo 9 ore e mezza in terapia intensiva. Che mi ero svegliato era una gran cosa, ragazzi, perché dal momento che mi sono addormentato, al momento che mi sono svegliato, il tempo è passato così. Cioè, ragazzi, così è passato il tempo, non mi sono accorto di nulla, intanto mi hanno aperto, mi hanno storto, mi hanno divaricato costole, mi hanno fatto addirittura, poi mi ha spiegato il chirurgo, un autotrapianto di trachea. Perché togliendo la parte infetta, anzi, mi sono accorto anche che questa parte infetta era lievemente attaccata alla trachea, hanno asportato anche un pezzo di trachea, hanno preso un pezzo di polmone buono e lo hanno appiccicato praticamente alla trachea. Cioè, mi hanno fatto tipo come un fottuto puzzle, mi hanno sistemato. Però mi ha fatto anche questo autotrapianto di trachea, oltre che la rimozione, la lobectomia, la pulizia e tutto. Mi sono risvegliato 9 ore dopo in terapia intensiva e sentivo mio padre che mi diceva: Giampiè, oh, già, mi senti? Tipo, mi diceva tutto il tempo queste cose. E io sentivo qualcuno che mi chiamava perché ancora ero tutto. Mi sono girato verso mio padre e la prima cosa che gli ho detto, tra l'altro, anestesia l'ho presa normale, bene, non ho né vomitato, niente. La prima cosa che ho detto quando ho visto mio padre, mi giro. Tipo tutto distrutto perché non potevo parlare dato che ero tutto intubato. Avevo ovviamente anche la respirazione artificiale perché non respiravo autonomamente ma per giorni o forse un giorno e mezzo ho avuto la respirazione artificiale che è tipo un compressore che ti gonfia e ti sgonfia i polmoni in modo totalmente artificiale. I tubi all'interno dei bronchi, comunque un casino, ero intubato fino allo schifo. Giro e gli dico a mio padre con un'estrema difficoltà ma tipo che ore sono? Tipo una cosa del genere. Lui guarda l'orario e mi dice che erano tipo le 8, una cosa del genere. Sapendo, mi ricordavo l'orario nella quale era entrato in sala operatoria, lo guardo, mi apro tipo gli occhi così, boom, mi riaddormento, ragazzi, non mi ricordo più nulla, cioè proprio poi quello che è successo non mi ricordo. Mi ricordo che mi svegliavo, cioè poi non ho più visto mio padre, non ho più visto nessuno perché ancora dormivo, avevo un'anestesia bella, bella potente. Ricordo che durante la notte, non so quale notte, mi svegliavo, dato che essendo in terapia intensiva c'erano tanti altri operati, mi svegliavo perché con i tubi mi veniva da vomitare, quindi tipo facevo con la mano così e l'infermiera veniva e mi aggiustavano tipo i tubi all'interno dei bronchi perché mi toccavano tipo non so che cosa, mi veniva da vomitare, ragazzi, e non puoi vomitare se sei tutto intubato, cioè. Dopo circa un giorno mi tolgono tutto l'ambaradam, la respirazione artificiale, però le flebe e tutto, e inizio a respirare autonomamente. Domani, se non sbaglio, forse dopo 2 giorni, io mi ricordo, mentre ero ancora in terapia intensiva. Tra l'altro mi facevano sempre di morfina a non finire perché il dolore era fottuto. Più che altro non un dolore al polmone perché il polmone non ha nervi, tipo non ha recettori del dolore, non so come caspita si chiamano. Però avevo dolori intercostali, dolori alla ferita perché giustamente hanno divaricato le costole per riuscire a lavorare. Quindi avevo tutte queste costole che si devono sistemare, ero tipo tutto storto. Giustamente avevo dolori lancinanti al petto e alle spalle. E quindi io chiamavo l'infermiera, dicevo tipo dolore da morire, lei mi prendeva, pam, mi faceva la morfina. Fatto sta che poi era arrivato anche il chirurgo che mi ha operato, viene e mi dice: ah, tutto a posto, io, ma più o meno. E io respiravo pienissimo, respiravo ragazzi, proprio questo era il mio respiro. Perché se respiravo di più, mi faceva male il polmone. Se respiravo di meno, morivo, quindi era questo il massimo che potevo io fare. Perché già la respirazione artificiale me l'avevo tolta e quindi dovevo, tra virgolette, reimparare a respirare. Cioè dovevo reimparare in tutti gli effetti a respirare, perché come un bambino, raga, dovevo reimparare a respirare. E mentre ero sul letto dice: devi respirare più forte, perché giustamente poi uno ti sproni, dice: devi respirare più forte, devi respirare più forte. Che ragazzi viene nel mio lettino della terapia intensiva e mi schiaccia fortissimo così verso il letto per vedere se tutto era a posto qui, no? Quindi viene qui fortissimo e mi schiaccia fortissimo qui. E tipo gli dico: oh! Poi si era creato comunque una certa confidenza tra tutti e due. Lui si è messo a ridere. Io ci sto, ma che fai? Tipo. Lui fa a posto e se n'è andato. Il chirurgo dopo la mia operazione è andato dai miei genitori, dopo che aveva finito con me è andato immediatamente dai miei genitori, gli ha spiegato l'intervento, gli ha spiegato quello che ha fatto, gli ha spiegato com'è andato, gli ha detto che era andato tutto a posto e che all'interno del mio polmone, oltre ad esserci tutto lo schifo che c'era, c'era anche una quantità infinita di pus. Cioè, proprio ha detto queste cose, non aveva mai visto un polmone così pieno di pus. Cioè c'era pus ovunque perché giustamente sto tumore che c'era aveva contaminato tutto quello che c'era attorno e creava sempre pus. Quindi qui si spiega perché appunto avevo sempre febbre, perché c'era un'infezione della Madonna dentro. Sto che io ancora ero in terapia intensiva e non ne volevo sapere di uscire da questa terapia intensiva. Perché non ne volevo sapere? Perché lì ero coccolato, tra virgolette, dai medici e non volevo uscire dalla terapia intensiva. Ogni volta che qualcuno veniva e mi diceva: ah dai, andiamo in reparto, perché
potevo già andare, gli dicevo no e mi mettevo a piangere. Cioè, ragazzi, in terapia intensiva mi mettevo a piangere come un bambino perché non volevo essere portato al reparto. Tosta che dopo 3 giorni che ero in terapia intensiva, non potevo più stare perché dovevo dare posto agli altri. Comunque io non avevo motivo di stare in terapia intensiva perché stava andando tutto bene. Mi hanno preso di forza sostanzialmente e mi hanno portato in reparto. È successa una cosa anche molto spiacevole che vi racconto. Era il 27 luglio, quindi 25 sono stato operato, 26, 27, il 27 sono stato portato al reparto. Ed era praticamente il compleanno di mia mamma. Mentre ero, praticamente mi avevo trasportato da un letto all'altro, ma in che modo? Praticamente hanno preso le lenzuola e l'hanno tirata, hanno messo i due letti accanto e mi hanno tirato sull'altro letto, perché giustamente non mi potevo alzare di mio. Questo passaggio da un letto all'altro mi ha fatto un male fottuto, ragazzi, io mi ero incazzato come una iena, cioè proprio ero troppo nervoso, non connettevo più col cervello, me l'avevo spento anche perché piangevo tutto il tempo, non volevo andare al reparto. E loro mi ci stavano obbligando, mi ci stavano portando d'obbligo, giustamente, perché altrimenti che cavolo dovevo fare ancora in terapia intensiva. Fatto sta che viene mia madre, scende giù in terapia intensiva per sapere come io stessi. Non appena la vedo, prendo e gli do uno schiaffo a mia madre, ragazzi, dal nulla. Cioè proprio non ho connesso, proprio non avevo, in quel momento i neuroni non li avevo, ragazzi. Non so che cazzo mi ha preso. Fatto sta che mi giro verso mia madre, io ero ancora tutto sotto morfina, no? Tutto sotto stupefacenti. Guardo mia madre, gli do uno schiaffo in faccia fortissimo, ragazzi, senza un motivo. Cioè senza un motivo. Infatti poi quando mi sono ripreso qualche giorno dopo mi ha raccontato questa cosa perché io non me ne ero accorto. Cioè io ho fatto questa cosa e non me ne ero accorto. Mia madre me l'ha raccontato, mi ha dato uno schiaffo. Io tipo mortificato perché non sia mai, cazzo, non esiste una cosa del genere. E non mi ero accorto di sta cosa e purtroppo l'ho fatta. Però ero sotto morfina, sotto farmaci, non dico che c'era ancora anestesia, ma qualcosa era rimasta. Farmaci a non finire, non mangiavo da giorni, un casino, ragazzi, un casino. E quindi ho fatto sto gesto brutto che però non è stato ovviamente voluto. Quindi vado al reparto, iniziano le visite dei parenti, però questo ospedale top poteva venire massimo un parente o due parenti al giorno per un totale tipo di 5 minuti perché volevano il massimo ordine ed era tipo il top sta clinica, ero tipo bello là, un pascià. Mi portano al reparto tutti strasimpatici, anche gli infermieri tutti strasimpatici, tutti mi chiamano un bare, perché a Catania si chiamano tutti in bare. Mi ho messo assolutamente tutti a mio agio. E sono rimasto ricoverato per circa 5 giorni, una cosa del genere. Ho iniziato a camminare perché avevo anche il drenaggio attaccato, cioè poi dai buchi dove c'erano le telecamere hanno messo un tubo, anzi due tubi, un tubo che passava da davanti e arrivava fino a qua, un tubo che passava da dietro e arrivava fino a qui, tipo a questa zona della spalla, perché doveva drenare il liquido che il polmone produceva, perché se rimaneva dentro era un problema. Quindi avevo una valigetta enorme, così, dove appunto dal mio polmone e tramite questi tubi usciva un liquido, era tipo pus mischiato a sangue, non so cosa era, forse ti chiamava liquido pleurico, ma non sono sicuro di questa cosa. Comunque usciva sto liquido e dovevo camminare praticamente portandomi appresso sta valigetta, e a me non mi andava, quindi mi rifiutavo di camminare. Però fatto sta che dopo un giorno che ero già ricoverato ho iniziato a fare i primi passi. Mi hanno levato il catetere, perché avevo il catetere, quindi me l'hanno levato, così mi obbligavano a farmi alzare dal letto, giustamente, perché poi ti spronano a farti riprendere nel minor tempo possibile. Nel frattempo veniva sempre il chirurgo, mi controllava, il chirurgo, ripeto, veniva sempre, mi chiedeva sempre come io stessi, bla 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 bla. Comunque, passano i giorni, un passo alla volta mi inizia a riprendere. Fatto sta che un giorno ho avuto una caduta assurda, ragazzi, perché per fare ogni cosa, per andare in bagno, per camminare, per lavarmi, per mangiare, volevo l'aiuto di mia madre, comunque per forza mi serviva l'aiuto di mia madre. Quindi un giorno mi era venuto sto pensiero, ho detto ma io non sarò mai più lo stesso, non mi riprenderò mai più, non farò più la vita di tutti i giorni, e quindi mi sono messo a piangere di nuovo al reparto mentre mia madre tipo mi stava lavando, mi ero messo a piangere perché nella mia testa io non avrei mai più ripreso la mia vita in mano, cioè dovevo rimanere tipo invalido a vita e non riuscire a fare più le cose che facevo sempre come le facevo in passato. Quindi mi era venuto sto pensiero e mia madre giustamente mi diceva no, adesso ti riprendi, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Mia madre ha detto questa cosa agli infermieri e gli infermieri mi hanno mandato uno psicologo, perché in questi casi anche l'apporto dello psicologo è molto importante, cioè lo psicologo ti salva la vita in questi casi. Quindi mi hanno mandato uno psicologo, sto psicologo è venuto a parlare con me in forma del tutto tranquilla, cioè abbiamo parlato del più del meno, mi ha detto perché mi sono operato, comunque mi ha fatto un po' di domande da psicologo, ragazzi, nemmeno mi ricordo. Comunque, fatto sta che dopo questa chiacchierata mi sono sentito molto 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 meglio, non so perché, ma comunque mi ha spronato a svegliarmi, a riprendere in mano quello che dovevo riprendere. Già mi ero operato, dovevo solo riprendermi e tutto era finito, cioè dovevo solo guarire e basta, cioè dovevo solo passare quei 10 giorni a ricovero ed era a posto. Comunque quella discussione con quello psicologo
mi ha davvero aiutato e infatti dopo circa 2 giorni sono finalmente tornato a casa. Dopo un po' sono tornato a casa, sono rimasto in ospedale circa 1 settimana, 8 giorni se non sbaglio, 8 giorni forse, e sono tornato a casa. Sono tornato a casa sempre con un sacchettino attaccato qui perché un tubo di drenaggio l'avevano tolto, un altro me l'avevano lasciato perché ancora non era il momento, quindi poi il tubo di drenaggio l'ho tolto a Palermo, il chirurgo è venuto a togliermelo a Palermo. Quindi sono tornato a casa, stavo più o meno bene, camminavo tranquillo, certo avevo sempre sto sacchetto con sto tubo attaccato che ho tenuto per un'altra settimana, dovevo fare un po' di attenzione, però per il resto ho iniziato a riprendermi e da lì è stato tutto un salire, perché poi la guarigione è stata buona, non ci sono stati fortunatamente particolari problemi ed eravamo tutti in trepida attesa dell'esame istologico del tumore, perché ovviamente dopo che l'hanno rimosso, dopo che mi hanno ripulito tutto, hanno fatto l'esame istologico, quindi hanno preso questa cosa, l'hanno analizzata e hanno visto se i linfonodi attorno erano stati toccati, hanno visto se c'erano altri tipi di problemi, comunque, e soprattutto dovevamo capire se era benigno o maligno. Dopo circa un mese, perché passa un mese da questa cosa, intanto il tubo ce l'avevo rimosso e tutto, io avevo ripreso in mano la mia vita, cioè tranquillo, cioè ragazzi io ero ritornato a stare benissimo, certo avevo qualche dolore qui e lì. Dopo circa già 3 settimane io dall'intervento, io già guidavo di nuovo, uscivo tranquillo come se non avessi mai avuto niente ed è stata una cosa fantastica per me poter uscire di nuovo, cioè mi ricordo che a me piace guidare, lo sapete, mi ricordo che il giorno che ho riguidato dopo circa 3 settimane mi sono seduto in macchina, ho acceso la macchina, ho detto minchia ce l'ho fatta, c'è una cosa assurda, cioè ce l'ho fatta nel senso sono vivo, cioè ho passato quello che è passato e speriamo non torni mai più. Comunque dopo un mese arriva a casa per posta questo esame istologico e mi viene detto che forse qui, cazzo, esame istologico del tumore asportato, però non c'è, è vuoto cavolo. Ma ragazzi, chissà che fine ha fatto. Comunque, è arrivato questo esame istologico dove evidenziava che i linfonodi non erano stati toccati, che il tumore era benigno e che non era necessario né né chemioterapia e né radioterapia. Quindi non dovevo fare più niente, ho fatto solo per circa 2 mesi la seleparina, che è tipo un anticoagulante per il sangue. L'ho fatto per 2 mesi e dal momento dell'intervento ad oggi io non ho mai più avuto la febbre. Dal momento che mi sono operato ho iniziato a prendere peso, infatti adesso sono una palla, cioè faccio schifo. Cioè ragazzi pesavo, io massimo pesavo 55 kg, adesso ne peso 72. Vabbè, sto diventando grasso. Non ho mai più avuto la febbre, forse l'ho avuto una volta ma solo perché ho preso un freddo della Madonna e ci sta che ti viene la febbre. Però prima l'avevo ogni settimana, adesso in 5 anni l'ho avuta solo una volta per fortuna. Mi sono ripreso del tutto, ho dovuto poi fare degli esercizi di respirazione a casa, mi hanno dato un coso per poter respirare bene, cioè devo fare degli esercizi con la bocca per poter respirare bene, anzi adesso ve lo vado a prendere, ve lo faccio vedere sto coso che caspita era, vi faccio un test anche qui davanti a voi. Sto benissimo, sono passati oggi 5 anni, non ci credo ancora. In questa settimana ho avuto tosse e muco forte, infatti ho l'appuntamento di nuovo fissato con lo pneumologo per andare a fare un'altra visita, perché ragazzi ormai sono diventato malato, alla minima cosa io mi controllo, ma ci sta perché bisogna assolutamente prevenire queste cose e se avete qualcosa mi raccomando non tenetevi tutto per voi, ma ditelo ai vostri genitori, perché si può prendere tutto per tempo, si può guarire da queste cose bruttissime e non facciamo passare troppo tempo. Cioè se avete una tosse cattiva, se vedete che avete una tosse un po' particolare che magari a voi non piace, ragazzi andatevi a fare i controlli, non ci state nulla e state a posto voi, e se c'è effettivamente qualcosa la prendete per tempo e si guarisce. Non lasciamo passare un sacco di tempo perché è sempre peggio, non curiamoci sugli allori, appena c'è la minima cosa curiamoci perché le tecniche per guarire ci sono. È vero che ad oggi se ti viene il tumore muori, perché io sono una testimonianza, sono vivo, anch'io pensavo così 5 anni fa, ma ad oggi penso che le tecniche per guarire ci sono, le tecnologie per guarire ci sono e le strutture in Italia per poter guarire e per potersi curare ci sono. Quindi mi raccomando. Ragazzi, questo è il gioco, praticamente ogni pallina ha un peso diverso. Io dovevo non soffiare, perché se soffi non succede niente, ma dovevo succhiare e far alzare queste palline fino al tetto. Appena riuscivo a fare queste cose i polmoni stavano a posto, quindi questa è la cosa che bisognava fare, ragazzi, vi giuro che era una cosa veramente difficile da fare. E ancora oggi difficile, cioè molte persone che hanno i polmoni sani non riescono a fare sto robo. Cioè non sto scherzando, cioè bisogna fare così.
E io col mio respiro, comunque col... E io tramite i miei polmoni posso decidere quale far alzare. Ci faccio vedere. Sembra tipo una cosa pazza, una cosa magica, guardate. Incredibile, questo era, è stato il mio esercizio per più di 2 mesi per ritornare a riprendere in mano i miei polmoni. Cioè, appena questa si è alzata, il giorno che sono riuscito a far alzare questa, ragazzi, ero la persona più felice del mondo. Perché ho detto, vai, incredibile, funzionano. E ormai ad oggi, cioè, sono troppo forte, figuratevi. Quindi ragazzi, da quel momento dell'operazione sono guarito. Ad oggi non ho più, fortunatamente, avuto più nulla. Faccio sempre controlli. Ho fatto anche una scintigrafia ossea qualche giorno dopo dell'intervento, circa tipo un mesetto dopo, per vedere se avessi metastasi in giro. Quindi ho fatto un esame che è durato tipo 2 giorni. Un esame molto attento e specifico, un esame che dura circa 4 ore al giorno, quindi 8 ore totali di esami. Ho fatto una scintigrafia ossea per vedere se appunto ci fossero state metastasi in giro per il corpo, ma fortunatamente non ci sono, non ci sono mai state. Da quel 25 luglio 2013 la mia vita è, tra virgolette, ricominciata, perché ho iniziato a prendere peso, non ho avuto più febbre, potevo condurre una vita normale senza avere il pensiero di stare male, e quindi devo tutto a quei dottori, devo tutto all'opneumologo e devo tutto soprattutto a quei dolori intercostali normali che mi erano venuti. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Era un video dove volevo parlarvi di questa cosa, dato che non ve ne avevo mai parlato. Anzi, l'unica cosa che avevo fatto quando ho saputo di questa mia malattia era un post su Facebook dove annunciavo la cosa, ma non ne ho mai parlato in video. Non ho mai fatto un video. Di ad oggi sono guarito. Niente ragazzi, spero che questo video possa sensibilizzare alcuni di voi. Spero che questo video possa essere utile alle persone che purtroppo si trovano nella mia stessa situazione. Ho passato un brutto momento della mia vita in quei giorni, però fortunatamente è passato. Oggi sono qui, faccio video, tutti mi guardate, sono contentissimo del vostro supporto. E oggi sono 5 anni che sono guarito dal cancro.